La società francese nel 1700 era divisa in tre ordini: clero, nobiltà e terzo stato. Del clero facevano parte gli uomini di chiesa. Gli ecclesiastici possedevano grandi proprietà terriere, non pagavano le tasse e non venivano convocati in tribunale se commettevano un reato. Delle nobiltà, invece, facevano parte i feudatari. Anche i nobili possedevano estese proprietà terriere, neppure loro pagavano le tasse e occupavano le massime cariche dello Stato. Del terzo Stato, invece, faceva parte tutto il resto della popolazione. Il suo compito era di pagare le tasse e lavorare duramente. Alla fine del 1700, la Francia aveva una situazione economica disastrosa. Le casse dello Stato erano vuote per via delle enormi spese sostenute alla guerra contro l'Inghilterra. Le tasse pagate da contadini, infatti, non bastavano a sostenere le spese. Nel 1788 un ministro, Jacques Necker, pubblicò il bilancio dello Stato, cioè il documento che indica le entrate e le spese, per suscitare un'ondata di protesta nel paese. Il bilancio dello Stato, infatti, di solito veniva tenuto segreto. Per aumentare le entrate bisognava modificare il sistema del prelievo fiscale, eliminare il privilegio del clero e della nobiltà. Per questo però era necessario convocare l'Assemblea degli Stati Generali. Il re non avrebbe voluto, ma alla fine cedette. Così Luigi XVI, l'8 agosto del 1788, la convocò con lo scopo di raggiungere un accordo tra le classi sociali e risolvere la crisi economica. L'Assemblea degli Stati Generali era formata da rappresentanti del clero, della nobiltà e del terzo stato. Ogni stato aveva a disposizione un voto. Il terzo stato, con questo sistema, non riusciva mai a decidere nulla, perché perdeva con un solo voto contro due, dal clero e dalla nobiltà. Clero e nobiltà, infatti, godendo degli stessi privilegi, ad esempio quello di non pagare le tasse, erano sempre d'accordo durante le votazioni, riuscendo in questo modo a ottenere la maggioranza e a far approvare le leggi che andavano a loro vantaggio. Per questo motivo il Terzo Stato propose di riformare il sistema introducendo il voto pro capite, cioè ogni persona doveva scegliere per sé. Il Terzo Stato era l'ordine più numeroso, quindi aveva una maggior possibilità di ottenere ciò che voleva. Il re Luigi XVI ignorò la proposta del Terzo Stato e cercò di far passare del tempo nella speranza che i deputati si stancassero e lasciassero perdere. Al contrario, il 17 giugno il Terzo Stato si autoproclama Assemblea Nazionale, cioè un'assemblea che voleva rappresentare l'intera nazione. Il 20 giugno 1789, nella palestra dove si giocava alla pallacorda, i rappresentanti del Terzo Stato giurarono di rimanere unito fino a che non avessero dato una costituzione parlamentare alla Francia. Ecco perché il 9 luglio si trasformò in Assemblea Nazionale Costituente. Questo evento segnò l'inizio della Rivoluzione francese. Il re, spaventato da questa decisione, mobilitò i soldati a questa iniziativa, che fece arrabbiare moltissimo i parigini, che il 14 luglio si armarono e assaltarono la fortezza della Bastiglia. Ai contadini francesi non arrivarono le notizie che si aspettavano da Parigi, ossia tutte le decisioni prese a riguardo della rivoluzione. Si diffusero perciò rabbia e paura allo stesso tempo, e ciò diede inizio a un fenomeno che gli storici hanno chiamato grande paura. Nei mesi di luglio e agosto del 1789 i contadini assalirono castelli e monasteri, devastando e uccidendo chiunque trovassero sul loro cammino. Nei primi giorni di agosto la notizia di queste violenze arrivò a Parigi e spaventò i nobili e gli uomini di chiesa. Ne approfittarono i membri dell'Assemblea Nazionale, i quali dissero non solo che la rivolta doveva essere immediatamente fermata, ma emanarono un decreto che incominciava così: l'Assemblea Nazionale distrugge interamente il sistema feudale. Possiamo dire che il 4 agosto del 1789 l'ancien régime era morto. Il 26 agosto del 1789 i membri dell'Assemblea Nazionale stesero la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ispirandosi alla Dichiarazione di indipendenza americana. Il documento francese cominciava con le parole: gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti, mentre quello americano diceva: tutti
Tutti gli uomini sono creati uguali, sono stati dotati dal loro creatore di taluni diritti inalienabili. Fra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. Per garantire questi diritti vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governanti il loro giusto potere. Finalmente prendevano vita le idee illuministe. Poiché molti nobili erano scappati dalla Francia, si cominciò a pensare che sarebbero tornati per dichiarare guerra alla rivoluzione, appoggiati dai sovrani delle altre monarchie europee. Era in atto un complotto aristocratico. Effettivamente, le cameriere della regina intercettarono alcune lettere in cui era scritto che il re voleva favorire il rientro dei nobili a Parigi. Scoperto ciò, le popolane parigine costrinsero il re e la sua famiglia a tornare a Parigi per poterlo tenere sotto controllo. Sullo sfondo di questi eventi c'erano inoltre la fame e debiti esteri, perché le banche non concedevano più denaro. Il 2 novembre 1789 l'Assemblea Costituente decise di rifornire le casse statali per mezzo della vendita dei beni ecclesiastici. In questo modo gli uomini di chiesa non potevano più mantenersi, quindi ciò portò il Papa a condannare sia la confisca sia la costituzione civile del clero e in generale tutta la rivoluzione. La Costituzione del 91 era un documento in cui erano scritti i provvedimenti che l'Assemblea fu costretta a prendere a causa della situazione in Francia. Essa segnò il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, cioè dal potere assoluto del re al potere del Parlamento. Alla base del documento c'era la separazione dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Come nel pensiero illuminista, il re doveva fare un giuramento di fedeltà alla nazione e doveva dire esplicitamente che il suo potere non derivava da Dio. Il documento abbatte il potere assoluto di Luigi XVI, ma conservò alcuni importanti poteri, tra cui quello di potersi opporre soltanto 2 volte su tutte le leggi dell'Assemblea, tranne su quelle finanziarie. Questa possibilità si chiama diritto di veto. Per il rispetto ai principi illuministici, i costituenti cambiarono alcuni diritti, ad esempio sospesero la censura. Il sovrano non volle rispettare queste leggi e quindi la notte del 21 giugno 1791 lasciò il palazzo travestito da cuoco e andò a Varennes con l'intenzione di varcare la frontiera, ma fu riconosciuto e arrestato. Poi scoprì che il re stava tramando con Austria, Prussia e Spagna purché invadessero la Francia per riportare il potere assoluto. Dopo la nascita della Costituzione, ci furono delle elezioni in cui si votò un Parlamento favorevole al re. Una delle prime decisioni fu l'entrata in guerra contro l'Austria. Questa idea fu supportata da 3 gruppi: i fanculotti, le persone che sognavano di far sparire i tiranni dall'Europa, gli affaristi, quelle che pensavano che con una guerra si sarebbe riavviata l'economia, il re che sperava in una sconfitta per tornare al potere assoluto. Solo Robespierre era contrario, ma la proposta venne approvata con una grande maggioranza dell'Assemblea. Ma c'è un problema: la Prussia si unisce all'Austria e la Francia è in pericolo. Così molti uomini, presi dal senso patriottico, si uniscono all'esercito francese per difendere il proprio territorio. Dopo i primi scontri, i nemici entrarono nel confine francese e in agosto erano vicino alla capitale. Minacciarono i parigini dicendo che se l'avessero fatto del male ai sovrani si sarebbe fatta una strage. I francesi non ascoltarono questo messaggio e dopo essere entrati nel palazzo reale trasferirono il re e la sua famiglia in prigione. Così la monarchia finisce e vengono fatte le elezioni. Si instaurò una nuova repubblica. In seguito Luigi XVI fu condannato a morte e decapitato con una nuova macchina, la ghigliottina. Era il 21 gennaio del 1793. Inoltre si crea il quarto stato, cioè l'opposizione del popolo alla borghesia. La rivoluzione entrò in una nuova fase. La prima coalizione è un patto tra alcuni stati: Austria, Prussia, Spagna, Olanda, Inghilterra e tutti gli stati dell'Italia. I re hanno fatto questa coalizione perché i francesi hanno ucciso il proprio re, Luigi XVI, e gli altri sovrani d'Europa hanno paura che possa succedere anche a loro. La rivoluzione in crisi, la Francia nel caos,
Nessuno vuole pagare più le tasse. Non si trova più né grano né carbone. La gente muore di freddo e di fame. L'esercito francese continua a perdere una battaglia dopo l'altra. Viene imposta la leva obbligatoria. Tanta gente protesta, soprattutto i contadini che devono lasciare i campi per andare a combattere. In Vandea la protesta diventa rivolta. I contadini uccidono i funzionari che sono stati mandati per reclutarli nell'esercito. La Vandea si allea addirittura con gli inglesi, portando la Francia sull'orlo di una guerra civile.